Was ist der Unterschied zwischen peggio und peggiore und meglio und migliore? Ciao, sono Sara di Italienisch lernen mit Francesca e oggi impariamo, heute lernen wir, come wie die Vokabeln peggio und peggiore und meglio und migliore zu verwenden. E facciamo un esercizio insieme o machen wir eine Übung zusammen. Siete pronti? Dann schauen wir zusammen. Aber zuerst vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein Video verpassen kannst. Also fangen wir an zusammen. Migliore è un aggettivo che descrive il sostantivo e può apparire prima o dopo un sostantivo, kann vor oder nach einem Substantiv vorkommen. Questa è la mia migliore amica. In questo caso l'aggettivo è prima del sostantivo. Migliore significa bessa e può esprimere, kann ausdrücken, anche un Vergleich, un paragone con altri elementi. Per esempio, la pizza di Napoli è migliore della pizza di Roma. In questo caso abbiamo un Vergleich. Die Pizza von Napel ist besser als die Pizza von Rom. Quindi, im Vergleich zu Pizza von Rom. In questo caso, la struttura per un Vergleich, un paragone, è sostantivo più verbo essere, più migliore o migliori, più di. Come aggettivo, migliore può apparire prima o dopo un sostantivo, vor oder nach einem Substantiv, wie wir schon gesagt haben, come abbiamo già detto. Ma è importante, è wichtig, ricordare l'articolo determinativo, se, ben. Migliore è un aggettivo. Ad esempio, Giorgio è lo studente migliore. Oppure, Marta è la mia migliore amica. Questi due, diese zwei, sind kein Vergleich, non sono un paragone, ma abbiamo l'aggettivo che descrive, beschreibt il sostantivo. Per questo l'articolo è in Bezug auf, è in riferimento a il sostantivo, se è maschile, femminile, männlich oder weiblich, singolare o plurale. La struttura, in dem Fall migliore come aggettivo, è articolo determinativo più sostantivo più migliore, se migliore è dopo il sostantivo, oppure articolo determinativo più migliore più sostantivo, se migliore è prima del sostantivo. Peggiore è la Steigerungsform di cattivo e significa schlechter, mit weniger Fähigkeiten. Allora, cattivo significa schlecht, peggiore significa schlechter e si beschreiben descrivono anche il sostantivo. Come per migliore, wie für migliore, peggiore kann, può descrivere un sostantivo o può descrivere un paragone, un Vergleich. Nel caso, in dem Fall, di un paragone, abbiamo ad esempio, la pizza di Roma è peggiore della pizza di Napoli. La struttura in questo caso è wieder, di nuovo, sostantivo più verbo essere più peggiore o peggiori più di. Se peggiore è un aggettivo, può apparire prima o dopo il sostantivo. E dobbiamo ricordare, und wir müssen uns erinnern, l'articolo determinativo. In questo caso, in diesem Fall, la struttura è articolo determinativo più
sostantivo più peggiore, oda oppure articolo determinativo più peggiore più sostantivo. Come aggettivi, als Adjektiven, migliore o peggiore hanno una forma plurale, haben eine Pluralform. Ad esempio, i gelati migliori, migliori vegan gelati, plurale, sono italiani. Oppure le scarpe peggiori che ho comprato. Peggiori vegan le scarpe. Plurale. Per sapere come funzionano gli aggettivi, puoi guardare il video di Giulia sotto in descrizione. Um zu wissen, wie die Adjektiven funktionieren, kannst du das Video von Giulia in der Beschreibung anschauen. Meglio e peggio sono due avverbi, adverbien. Deswegen, per questo, descrivono, beschreiben, il verbo, non il sostantivo. E non hanno una forma plurale, keine Pluralform. Meglio è la Steigerungsform di bene e significa auf eine bessere Art. Peggio è la Steigerungsform di male e significa auf eine schlechtere Art. Diese zwei, questi due, descrivono il verbo. Per esempio, Marta cucina meglio di Lucia. Meglio, in questo caso, descrive cucinare, il verbo cucinare. Non ho capito, puoi leggere meglio? Meglio, bezieht sich, si riferisce a leggere, al verbo leggere. Puoi leggere meglio. Stefano guida peggio di Luca. Questo è un vergleich. E peggio si riferisce a guidare. Adesso tocca a te. Jetzt du bist dran. Questo è un esercizio. Scegli peggio o peggiore, meglio o migliore. Für die Lösungen schaue den Link in der Beschreibung. Grazie mille per aver guardato il video. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, ein Like zu vergeben und den Kanal zu abonnieren. Wir sind die Übungen gegangen. Schreibt uns in der Kommentare. Grazie e alla prossima lezione. Ciao!